Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Honduras, in arrivo una coppia appena uscita dal GF VIP, che potrebbe già avere accettato la partecipazione ad un altro reality Mediaset, l'Isola dei Famosi 2022. GFV. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda giovedì 24 marzo 2022, sono stati eliminati Ilona Staller e Marco Melandri, che sono riusciti a rientrare in gioco, seppur legati. L'Honduras li ha abbandonati al loro destino nell'isola sgamata dove Ilona ha avuto il ruolo di capo. Stasera si scoprirà, in occasione della terza puntata, se rimarranno definitivamente in gioco o se saranno costretti ad andare via ritornando così in Italia. Adesso le coppie al televoto e quindi a rischio eliminazione sono due: da una parte Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro, dall'altra Antonio Zecchina e la romana Floriana Secondi. I primi condannati dall'atteggiamento di Carmen, i secondi a causa del bacio di Giuda ricevuto dagli eliminati. Di Floriana e Antonio si è comunque discusso parecchio a causa dei loro atteggiamenti nei confronti del gruppo, non sempre carini o chiari. Honduras, ecco chi è la coppia che potrebbe presto entrare in gioco. Per una coppia che esce, o che rischia di uscire dal gioco, una pronta ad entrare. A quanto pare la conduttrice, Ilary Blasi, ha posato gli occhi su due concorrenti del GF VIP di quest'anno, che sarebbero addirittura pronti a partire per l'Honduras nell'immediato. Stiamo parlando di Alessandro Basciano e Sofie Codegoni, coppia anche nella vita. I ragazzi si sono frequentati, conosciuti ed innamorati durante il Grande Fratello, una volta finito il reality sono andati a convivere. Honduras. A chi chiede a Sofì se parteciperebbe all'isola insieme al fidanzato, la giovane risponde che per lei sarebbe super divertente, anche se ha qualche dubbio su come reagirebbe Alessandro ad averla intorno, o magari legata, anche lì. La sua unica paura sarebbero gli insetti. Sofì non ha alcun timore per la fame, per le prove e per gli sport, perché affronterebbe tutto senza problemi. Anzi, sarebbe per lei un'esperienza pazzesca, unica, divertentissima. Per quanto riguarda Alessandro, afferma di essere più che convinto di voler fare questa esperienza con la sua fidanzata, probabilmente addirittura andrebbe anche meglio del Grande Fratello, perché non si troverebbe in gabbia come al GF ma in mezzo alla natura, libero di fare ciò che vuole e dimostrare chi è lui veramente. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.